Buongiorno a tutti. Eccoci al 16 dicembre. Vediamo oggi cosa ci propone il libro dell'anno. Versetto di oggi: rendete dunque a Cesare quel che è di Cesare e a Dio quel che è di Dio. Luca 20:25. È un versetto tra i più famosi, tra i più conosciuti della Bibbia, veramente. Rendete a Cesare quel che è di Cesare e a Dio quel che è di Dio. Quindi con questa frase il Signore fa una netta distinzione. Non pensiamo ai soldi, ma pensiamo a quello che Dio vuole. Non ci sono possibilità di comprare niente di utile veramente e di spirituale quando utilizziamo i soldi, non servono per la vita spirituale, non servono per comprare la salvezza. E quindi facciamo una netta distinzione tra i soldi e le cose spirituali. Separiamo queste due realtà che investono la nostra vita. Sì, i motti di oggi, leggiamo anche quello di ieri perché si collegano. Con i soldi puoi comprare delle medicine, ma non la salute, e con i soldi puoi comprare dei libri, ma non l'intelligenza. È quello di oggi, quindi ancora una volta viene confermato che i soldi servono per andare avanti nella vita. Purtroppo nella nostra società devi comprare utilizzando i soldi, ma non ne facciamo, non dobbiamo farne un idolo, non dobbiamo farli diventare qualcosa che prende la nostra vita, dobbiamo solo utilizzarli per quello che serve tutti i giorni. Ma non dobbiamo farli diventare un idolo, lo ripetiamo spesso e lo ripetiamo anche oggi. Il motto che abbiamo messo sulla nostra pagina Instagram, Danilo Valla, è: la cosa migliore che puoi dare ai tuoi figli è un po' del tuo tempo. Molto bello, sì, molto bello questo, dare un po' del tempo ai figli. Hanno bisogno di stare con noi, devono capire che noi li amiamo e che ci fa piacere stare con loro. Quindi la cosa più bella che possiamo dare ai nostri figli è un po' del nostro tempo. E come abbiamo detto qualche giorno fa, il patrimonio che dobbiamo lasciare ai nostri figli è la nostra preghiera per loro. Accumuliamo preghiera, preghiamo tanto per i nostri figli, ogni giorno, molto tempo. E questa è un'eredità che lasceremo per l'eternità. Non lasceremo niente per questa vita, non dobbiamo illuderci. Quando il Signore chiamerà, tutto resterà tutti i nostri beni resteranno sulla terra, ma quello che avremo invece accumulato in preghiera rimarrà e sarà un tesoro per i nostri figli. Ricordiamo. Adesso rileggo velocemente la vignetta perché ieri e oggi c'è una vignetta che adesso faccio Sì, la vedere vignetta di di Chino Chino. sulla faccia. Sì, adesso ci sono delle facce vuote, poi c'è una discussione, poi sono vuote e dice: cosa fa? Una faccia? Ma la smetta! Ma chi si crede di essere? Non si vergogni? Cose da pazzi! La faccio vedere mentre la spieghi. Sì. Come abbiamo detto ieri. È una vignetta molto bella perché ci fa vedere il mondo com'è. Nessuno non vale niente in questo mondo se non c'è il Signore, praticamente. È tutto vano, è tutto qualcosa come l'erba, dice la Scrittura, no? Che oggi è verde e domani è secca e si brucia. Quindi è tutto vanità. E quando qualcuno cerca di uscire da questa vanità, da questa uniformità squallida, quando qualcuno cerca di uscire, viene subito criticato, viene subito additato. Cosa fa? Ma cosa credi di fare? Cosa credi di essere? Come ti permetti? No? Le persone lo aggrediscono e lui piano piano ritorna nell'anonimo, nella situazione normale della vita, senza una faccia. E questa è una vignetta molto bella, molto significativa, che rispecchia proprio la nostra società. Oggi leggiamo la seconda parte di tre interventi di Dio sull'universo.
Sì, questi sono molto importanti. Abbiamo già cominciato qualche giorno fa con il Sole, fermati di Giosuè, eccetera. No? Poi c'è quello di Ezechiele, adesso c'è quello di Amos, il Sole tramontò, non mi ricordo, poi lo leggiamo. E sono molto importanti perché dimostrano che alcune affermazioni della Bibbia che sono state molto criticate nel tempo, in realtà hanno una base scientifica e una base archeologica. Quindi è stupendo, la parola di Dio non sbaglia mai. Leggiamo queste note. Tre interventi di Dio sull'universo, parte 2. Esistono varie prove storiche e archeologiche che confermano questo fatto. Eccone alcune. Antichi testi di molte civiltà parlano di alterazioni cosmiche avvenute intorno al 1400 a.C. Gli annali di alcuni antichi popoli del Messico parlano di una lunga notte. Il Messico è dalla parte opposta del globo rispetto alla Palestina. Quindi come là c'è stato un lungo giorno, vi ricordate? Un giorno lungo con Giosuè, da questa parte c'è stata una lunga notte, una prova assolutamente straordinaria. Dopo il 1400 a.C., molte nazioni adottarono un nuovo calendario. Altre prove, sì. 2. Amos 8:8-9, circa 750 a.C., siccome il sole tramontò a mezzogiorno, Dio ha nuovamente spostato l'asse terrestre, ma nella direzione opposta. Europa e Asia del Nord si ritrovarono così bruscamente più a nord. Le acque dell'Oceano Artico piombarono come una colossale marea sulle terre basse della Siberia del Nord, sommergendole e intrappolando nel ghiaccio uomini e animali. Amos 9, 6. Sì, interessantissimo anche questo. Tutti avete visto i mammut ritrovati in Siberia congelati, no? È una prova che quello che dice la Bibbia è sempre vero. Soggetti di preghiera di oggi. Oggi darò un Vangelo a puntini puntini. Oggi darò un Vangelo a qualcuno. Dovremmo prenderci un Vangelo di quelli che vengono distribuiti gratuitamente da alcune società missionarie, no? Se guardate su internet, trovate senz'altro. E tenere qualche Vangelo e ogni tanto proporsi oggi a chi darò il Vangelo? A un mio collega di lavoro, a un mio compagno di scuola, a un mio vicino di casa, a una persona che incontrerò. Il Signore ci guiderà. Ma ricordiamo, un Vangelo può essere fonte di vita vera. Quindi non pensiamo sempre a questo, che la parola di Dio data a qualcuno può essere fonte di vita eterna. Quindi ogni tanto a chi darò oggi un Vangelo? Pensiamo e portiamolo a qualcuno. È una buona idea. Continuiamo a pregare per la Sicilia. Preghiamo Sicilia. per le persone che sono in carcere ingiustamente. Questo è un soggetto che per me è molto importante. Immaginate, pensate di essere voi qualcuno in carcere, non ha commesso niente, eppure è stato incolpato ingiustamente e messo in carcere ingiustamente. Pensate un po', se capitasse a voi, è una situazione veramente drammatica, terribile. Io chiuso in carcere, maltrattato, e io so che non ho commesso quel fatto, terribile. Preghiamo davvero che si chiariscano queste cose e chi è in carcere ingiustamente venga liberato, perché davvero è una situazione, secondo me, terribile. Preghiamo. Preghiamo per l'Albania e per i credenti italiani che ci lavorano. Molti credenti italiani hanno lavorato e lavorano in Albania, quindi sosteniamoli in preghiera. Preghiamo per le autorità italiane. Autorità di tutti i generi, cominciamo con i comuni, i sindaci, no? Poi gli amministratori provinciali, le autorità, i governatori delle regioni,
i ministri, il Presidente della Repubblica, le nostre autorità. Preghiamo perché possano essere fonte di qualcosa di positivo, almeno per questo tempo che dobbiamo vivere sulla Terra. Preghiamo che possano agire con competenza e con capacità. Preghiera di tutti gli stati del mondo, oggi la Turchia. Oggi la Turchia, sì, al centro di vari fenomeni e di varie vicende. La Turchia, un paese importante per la zona in cui si trova, perché può controllare, essere da mediatore tra varie situazioni particolari. Va bene, quindi rileggiamo i motti e il versetto di oggi. Ecco, Con i soldi puoi comprare dei libri, ma non l'intelligenza. abbiamo ribadito e ribadiamo ancora una volta come pensiero finale che i soldi non risolvono i problemi della vita. Ci aiutano ad andare avanti, ma non facciamoli mai diventare un idolo. Lo sguardo nostro deve essere sempre rivolto con fede al Signore Gesù, al nostro Dio. Dobbiamo guardare a Lui per tutte le nostre esigenze, camminare per fede. E non pensiamo che i soldi siano la soluzione, non lo sono, sono un mezzo per andare avanti, per comprare da mangiare, i libri, eccetera. Ma non sono assolutamente la soluzione della nostra vita. Non facciamo diventare i soldi un idolo, mi raccomando, questo è un pensiero importante per questo giorno. La cosa migliore che puoi dare ai tuoi figli è un po' del tuo Un tempo. po' del tuo tempo, anche questo motto è molto saggio, molto bello. Se vuoi lasciare qualcosa ai tuoi figli, dagli il tempo, stai con loro, parla con loro, fai qualcosa insieme ai tuoi figli. Questa è la cosa più bella che potrai fare per loro. È la cosa più bella, come abbiamo detto, che puoi lasciare in eredità ai tuoi figli, è la preghiera. Il tempo di preghiera che dedicherai su questa terra ai tuoi figli è prezioso. E se si ritroverà questo tempo quando saremo in cielo. Dai del tempo ai tuoi figli mentre sei sulla terra. E dai la preghiera ai tuoi figli che costruirà un ponte meraviglioso per i tuoi figli perché possano diventare credenti, accettare il Signore e dargli la loro vita. Versetto di oggi, Luca 20:25. Rendete dunque a Cesare quel che è di Cesare e a Dio quel che è di Dio. Un'altra volta la conferma che dobbiamo dividere la questione dei soldi da quella spirituale. Quindi date a Cesare i soldi, va bene, quel che è di Cesare. C'era quella moneta, no? Con l'immagine dell'imperatore romano. Quindi date al mondo quello che è del mondo e a Dio quel che è di Dio. Quindi il nostro impegno, il nostro amore. La nostra azione di evangelizzazione, diamo a Dio il nostro amore, la nostra vita e usiamo i soldi quando è necessario. Bene, quindi anche oggi vi ringraziamo per essere stati con noi e a presto.